Allora, stiamo un attimo preparando quello che fra poco gli amici a casa vedranno, Cinemania, pochi secondi prima, poi entreremo in studio. Giovanni, mi hai parlato, Giovanni Puglio, mi hai portato un spaccato di un teatro sicuramente importante oggi qui, eh? Due attori del nostro gruppo che hanno fatto tanto, uno ha fatto tantissimo dal cinema, televisione, teatro e la nostra attrice che pure lei, poi cinema fa a casa, giusto con suo Pure, marito, pure. però molto teatro. E quindi si parlerà di teatro, ma soprattutto si parlerà di cinema. Bene, siamo prontissimi. Adesso andiamo in trasmissione e come una trasmissione, un programma che si rispetta, a questo punto sigla. È Cinemania, il cinema raccontato da chi fa il cinema, ma non solo. E questa è la prima puntata, quindi questo progetto ritorna prepotentemente su questa emittente, Globus Television. C'è stata una bella lunga pausa, adesso rientriamo di nuovo. Vi terremo compagnia un po' tutto l'inverno, la primavera e anche buona parte dell'estate. Cinemania è un programma dove tratteremo sicuramente di cinema, gli ospiti saranno sempre diversi, anche se non sono attori, però hanno a che fare sicuramente col cinema. Non è il caso di oggi, la prima puntata, parleremo proprio nel vivo del teatro, ma soprattutto del cinema. E questo programma va in onda ogni venerdì alle 19:15 sul Globus Television, canale 819, va anche su streaming, va anche su tutti i social, anche Facebook. Poi va in onda tutti i giorni alle ore 21, quindi non avete scusa, preparate anche sul telefonino, potete seguire nei minimi particolari questo Cinemania. Allora, partiamo subito con gli ospiti. Alla mia destra avete Giovanni Puglisi. Giovanni, intanto ben trovato. Buonasera, bentrovati a voi. Tu, o comunque col teatro, col cinema, già tu su questo fai tante, tante belle cose, fai tante belle. Qualcosina, qualcosina l'abbiamo fatta. Siamo in programmazione e speriamo di continuare. È un continuo lavoro, però fra teatro e cinema c'è una differenza. Tu che hai fatto tutte e due cose, ovviamente. Netta, netta. No, no. Hai il contatto vivo con il pubblico. Il cinema, senza dubbio, è qualcosa di molto più grosso, molto più pomposo, ti dà più visibilità. Il teatro, se hai la battuta simpatica, il lavoro è bello, hai riscontro immediato del pubblico, viene ripagato Certo. con Sì, l'applauso. perché il cinema, voi sapete, il cinema si fa una parte, si sbaglia, tac, Stop, via, ricominciamo. ripeti, ripeti. A In teatro. teatro sbagli, frisco. Bellissima sta cosa. Tu a chi mi hai portato? Che fanno parte sempre del tuo gruppo, che tu poi vai anche altre cose, anche di vacazione. Cioè, chi mi hai portato? Ho portato due elementi Due del elementi nostro importanti. gruppo, Importante, vero? Sono un importanti. veterano del cinema, della televisione, del teatro, Gianni Sciuto, e un'attrice molto brava che è con noi già in compagnia da parecchi anni, che è Rossella Strano. Bene, allora iniziamo con Rossella. È giusto che iniziamo Buonasera. con Rossella. Rossella, tanto ben trovata. Buonasera a voi. Come ti trovi con questi due individui Loro due. straordinari nel campo teatrale? È pazzesco la loro presenza sul palco. C'è da aspettarsi di tutto. Ah sì, Sì. perché voi giocate anche molto sull'improvvisazione, io lo so Abbastanza, che. abbastanza, molto direi. Senti, tu fai cinema, mi pare, vero? Anche. Cinema direi a casa lo A faccio. casa, Sì. fa cinema, in che Tutti i senso? giorni, nel C'è senso, qualcuno che ti io e mio marito riprende? tutti i giorni Ah, facciamo quel cinema. tipo di cinema, ho capito. È più Sì. simpatico, più. No, Però no, in famiglia bisogna creare questa Certo, parte anzi bisognerebbe anche cinematografica. scrivere qualcosa su quello che Vero, accade, insomma, tutti i giorni, no? vero, vero. Potrebbe nascere anche Esatto, una esatto. prossima rappresentazione Ci teatrale stiamo pensando, a fare. infatti. E invece siamo con Gianni Sciuto. Gianni, tanto ben trovato anche a te. Bentrovate Vabbè, voi, tu grazie chiaramente. per essere per
farmi venire qua, ospite insomma, qui su Cinemania. Senti, Giovanni, tu ovviamente hai fatto anche cinema e l'hai fatto anche bene. Vogliamo ricordare un attimo le tue cose? Ho fatto qualcosina con la Walt Disney Italia. Walt Disney. E il film si chiamava, non so se si può dire come pubblicità o meno. No, no, vabbè, il film. Sara e Marti. Ah. Da una serie televisiva che ha riscosso parecchio successo, poi hanno tratto un film per rilanciare la seconda edizione. Quindi cioè, fate, è bella sta cosa, quindi sì, si è andata proprio bene la prima edizione, quindi la seconda sicuramente. Diciamo un cinema importante, poi sì, ho fatto qualcosa in televisione come Forum, parecchie puntate di Forum, e come protagonista di qualche film di Francesco Marecchiolo ho fatto Utopia, recentemente finito. Sì. Finito, cioè avete finito le registrazioni? Sì, 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 abbiamo finito su YouTube, lo si trova, e poi e tante altre cosine, videoclip, spot di Bacco e tanti altri, insomma è stata una bella cavalcata che ho fatto con tanto tanto piacere, anche perché a me fin da bambino è piaciuto sempre il cinema, proprio il cinema, anche perché ti dà quelle sensazioni, quelle emozioni, quegli effetti che non puoi avere nel teatro, dove tutto è finzione ma realtà. Cinema è solo finzione, però fatta bene, ecco. Ah, cinema è solo finzione. È così, sì. Giovanni, cinema è solo finzione. No, c'è a volte qualcosa di vero. Sulla storia sì, sulla storia, ma certo, il resto una scena la puoi ripetere 100 volte fino a quando al regista va bene, quindi è finzione in questo certo senso. Penso, certo, in certo, certo. Senti, mentre come ti dicevo, a teatro quello che hai provato, quello che hai preparato, la bravura e la sintonia che hai con i colleghi sul palco ti portano magari a, se c'è il piccolo vuoto di memoria, allora c'è il collega che capisce. Perché può succedere questa cosa, piccolo sì, vuoto di memoria. È successo, è successo, successo proprio con il signor Gianni. Gianni, com'è andata sto vuoto di memoria, cosa avete fatto? Per esempio, in teatro si dice si entra nel pallone, cioè c'è un momento in cui ci si dimentica tutto quello che si deve dire o che si deve fare, per cui non si sa più dove aggrapparsi e allora si improvvisa e si porta alle lunghe finché poi il compagno o l'attore stesso non rientra nel personaggio e ricorda quello che deve dire. Cioè questo significa bravura sia di sì, loro certo, sicuramente, bravura anche di chi sta accanto a voi e bravura anche personale, perché sapere... Stavo dicendo sì, cioè, questa cosa è successa un anno, due anni fa, adesso non mi ricordo preciso, che si era saltato un pezzetto di lavoro. Addirittura saltata? Cose, invece il pubblico non lo capisce, certo, ma tu certo, che sei. Allora, certo, c'è stato un momento che Gianni metà lì, au, un se parvate. L'improvvisazione. Sì. No, no, per l'esattezza sì, è stato in Calabria, sì, e siamo andati dal primo al terzo atto, per cui una persona, nell'ambito del lavoro, una persona che doveva essere operata, gli disse: ma Giovanni, io mi sono operato ancora o no? No? Perché non lo capiva più. Era il lavoro occhio non vede. Occhio non vede, sì, era in un reparto di oculistica dove ne succede. Io ero l'infermiere pazzo. E siccome ci sono delle parti ripetute, siamo andati su battute del terzo atto. Vabbè, ah, addirittura, va, che, sì, ma non perché non è un, c'era un filo logico, sì, cioè sì, non sì, aveva sì, importanza, sì, però c'era quello che faceva il malato. Arrivato a un certo punto dici: ma io mi operai già o no? Che mi dici? Ma allora un se parlo, e se non reparto oculistico. Bello, bello. Cioè, senti, io prego la regia di mandare dei contributi video che, dove vi vedono tante rappresentazioni teatrali che avete fatto. Per esempio, qua cosa stiamo vedendo? Questo è l'inizio di Casa Campagna. Casa Campagna. Un lavoro molto, molto simpatico. Il lavoro ispirato al film di Totò, dove questa famiglia va a vivere in una casa. E vediamo Cosetta Gigli, che il nostro Gioiellino. È sempre con voi, mi pare. Cosetta, sì, bene o male è sempre abbiamo con noi. Abbiamo sempre il piacere di averla insieme Cosetta a noi. Cosetta straordinaria, quasi tutti ovviamente, cantante, attrice, una soubrette completa. E ti stavo dicendo, sì, questo lavoro è questa famiglia, padre, madre, due figli che vanno a stare ad abitare in questo appartamento dove prima era una casa d'appuntamento. Ah, ok. Quindi, ah, ecco, quindi con tutto quello che può succedere dentro, con vari clienti che, non sapendo che non c'era più la signorina Marcella, si presentano.
Bella, è una bella storia. Ecco, le rappresentazioni teatrali fatte da voi giustamente anche giocano sull'ambiguità. Certo. Benissimo, allora ci fermiamo un attimo con i miei ospiti, ritorniamo, lasciamo perdere i contributi, chiaramente ritorniamo a noi e adesso abbiamo, abbiamo le novità al cinema, infatti noi parliamo di cinema e quindi abbiamo la novità, vediamo cosa c'è in, al cinema in questo momento in programmazione, adesso al cinema. A febbraio sono qui per salvare il vostro pianeta. È super affascinante! Tu saresti il migliore amico di Tom? Ma non vedo l'attrattiva. Che cosa schifosa! È supersonico! Vogliamo andarcene? Sì, è ora. Sonic, il film, al cinema! Joker e io ci siamo lasciati. E avevo voglia di ricominciare da capo. È ora che tutti conoscano la nuova Harley Quinn. Non sono l'unica Gotham in cerca di una rinascita. È di me che dovete avere paura, perché io sono la fantasmagorica Harley Quinn! Harley Quinn e le Birds of Prey, al cinema. Dopo A casa tutti bene, il nuovo straordinario viaggio di Gabriele Muccino. Abbiamo spinto il cuore a battere per noi gli anni più belli. Pier Francesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria. Non fare mai compromessi con niente e con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri. Gli anni più belli, dal 13 febbraio al cinema. So che non ha ucciso Rhonda Morrison. Quello che ti hanno fatto è del tutto illegale. Lei non dovrebbe stare qui e lo dimostrerò in tribunale. Perché fa questo? Io so cosa vuol dire stare nell'ombra. È mio padre, non ha fatto niente! Cerca di fare attenzione. Ci sono molte persone che non ne saranno felici. Il mio lavoro non è rendere la gente felice, è avere giustizia. Il diritto di opporsi, dal 30 gennaio al cinema. Non siamo gli affittuari. Questa è casa mia. Io sono l'affittuario. Aldo, Giovanni e Giacomo. Non ci posso credere! Odio l'estate. Gioca anche tu, partecipa. Giusto, hai ragione. Al cinema. Quando rimani sott'acqua per mesi, alcune cose sfuggono al tuo controllo. Andremo alle capsule di salvataggio. E come ci arriviamo? Camminando. Dovremo camminare sul fondo dell'oceano e con poco ossigeno a disposizione. Corri! Oh mio Dio. Underwater, dal 30 gennaio al cinema. Dottor Dolittle, lei parla con gli animali? Sì, sono troppo bello per morire. Qui rimane tutto sotto la nostra ala! State indietro, metto in sicurezza il perimetro. Ciao, Barry. Ciao, pranzo. Arrenditi, Dolittle, non sei più furbo. Oh, che cos'è? Un gatto è sempre un gatto. Dolittle, al cinema. Signore Sellers, i bambini vogliono che vi separiate per un po'. Che la fine dei me contro te abbia inizio. Me contro te, questa partita sarà una sfida. Cosa sono quelli? I vostri cloni. Vinceremo noi questa partita. Noi, aiutami! Il film La vendetta del signor S. Da venerdì 17 gennaio al cinema. I prossimi film Universal in arrivo al cinema. Lo studio del dottor Dolittle è aperto per curare animali di ogni specie. Non ci resta che imbarcarci in questo viaggio pericoloso. Robert Downey Jr. è il miglior Dolittle che la Londra vittoriana possa avere. Ciao, Barry. Arriva al cinema uno dei più celebri e longevi musical di Broadway. Sai che ti dico? Cats mette in scena un grande cast, a cominciare dalla versione felina di Taylor Swift. L'uomo invisibile è un classico della letteratura di fantascienza rivisto in chiave moderna. C'è qualcuno seduto lì. Cosa potrebbe succedere se un fidanzato violento scoprisse il segreto dell'invisibilità?
farti ossessionare. Bene, questi sono gli appuntamenti al cinema, grazie a Kamesun. Adesso abbiamo un contributo video esterno. In questi giorni è stata presentata la rassegna Da sempre più di prima, è una rassegna dove si tocca momenti particolari, delicati. È stato presentato un film, Io ho denunciato. Questa rassegna è stata ideata dal produttore cinematografico di Cinema7 Antonio Chiaramonte, poi promossa dall'avvocato Enzo Guarnera, un penalista nel Foro di Catania ormai conosciutissimo. Questa rassegna cos'è? È per sensibilizzare soprattutto i giovani, farli avvicinare un attimo contro la criminalità, contro i racket, alla giustizia, alla legalità, ed è questo il messaggio che loro vogliono dare e continueranno a darlo. Una rassegna che è partita da Catania, girerà tutta la Sicilia, ma adesso toccherà anche tutta l'Italia, quindi appuntamenti in tutta Italia, nella nostra penisola, per sensibilizzare soprattutto i giovani a fare in modo che se uno entra in un cerchio criminoso, se entra in un giro veramente difficile, drammatico, si può reagire, bisogna denunciare. E questo è un messaggio che esce fuori. Noi, le telecamere di Cinemania, eravamo presenti a questa iniziativa, sentiamo ovviamente i due protagonisti che ci hanno presentato questa rassegna Da sempre più di prima. Sempre più di prima, recita così questa rassegna che parte dalla Sicilia, da Catania, toccherà tutte le 9 province della Sicilia per poi varcare lo stretto nei migliori dei modi. Un'iniziativa straordinaria ideata da Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico, e dall'avvocato Enzo Guarnera, avvocato penalista conosciutissimo anche a Catania del Foro di Catania. Avvocato, come nasce questa idea brillante, soprattutto che guarda, strizza l'occhio ai giovani? Ma nasce da un'esigenza, l'esigenza di portare un messaggio di legalità alle nuove generazioni, nella consapevolezza che la corruzione e la illegalità diffusa, soprattutto di tipo mafioso, possono essere sconfitte in due modi: con la repressione, e a questo pensano le forze dell'ordine e la magistratura, e con la prevenzione. Noi come cittadini dobbiamo occuparci della prevenzione, e la prevenzione si fa con i giovani, si fa nelle scuole, si fa con i ragazzi. Questo è un progetto che mira soltanto, esclusivamente, a dialogare, a lavorare con i ragazzi per diffondere una cultura della legalità a tutto tondo e per far capire quali sono i fenomeni attraverso i quali la mafia in questo momento si articola sul nostro territorio, che sono l'usura e l'estorsione, ma anche lo spaccio degli stupefacenti e, ancor più, salendo di livello, gli appalti e, salendo di livello, anche la corruzione e la mafia che c'è in alcuni settori delle istituzioni del nostro paese. Conoscere è importante per poter cambiare. Anche il messaggio che deve uscire da questa rassegna sicuramente è nel denunciare. C'è questa paura, ovviamente, siamo molto schietti e chiari, c'è questa paura che l'imprenditore di turno, possiamo dire comunque, che denuncia, anche perché c'è questa paura che lo Stato non è vicino. Dal suo punto di vista, da legale, da avvocato, da un cittadino italiano, qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che bisogna denunciare sempre quando si subiscono dei torti, soprattutto da parte della mafia. Quando si è sottoposti a usura ed estorsione, bisogna denunciare subito, perché questa è l'unica via d'uscita, nella consapevolezza che oggi le istituzioni dello Stato, magistratura, procura della Repubblica in particolare, forze dell'ordine, prefettura, sono a fianco del cittadino
Io ho l'esperienza catanese e devo dire che in questo momento viviamo una condizione quasi idilliaca sotto questo profilo. Per cui faccio un appello a tutti i cittadini di Catania e provincia che in questo momento soffrono il grosso problema dell'usura e dell'estorsione, di non perdere un altro secondo, di andare in una caserma dei carabinieri, in un commissariato di polizia, alla Procura della Repubblica a denunciare il reato del quale sono vittime. Saranno assistiti, seguiti e protetti senza alcun tentennamento. Questo è un messaggio forte che l'avvocato Guarnieri ha dato a tutti indistintamente, in ogni campo, in ogni situazione. Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico di Cinema 7, tu nel passato hai fatto altre produzioni cinematografiche, classico cinepanettone, molto più leggeri, i thriller, horror, di tutto. Adesso c'è un cambiamento drastico, un cambiamento importante, un cambiamento a livello cinematografico tuo di produzione che hai voluto cambiare, anche perché proprio agganciandomi al discorso che faceva l'avvocato Guarnera sul discorso io denuncio, tu hai prodotto un film Io ho denunciato, molto forte, delicato, che va diritto sicuramente negli animi delle persone. Da dove nasce? Sicuramente mi dirai anche tu. Da dove nasce? Guarda, nasce da lì, guarda lì di fronte, c'è un simbolo e c'è una scritta, Palazzo di Giustizia. Nasce da lì proprio perché il protagonista di questo film ha ottenuto giustizia dallo Stato. Proprio nasce da lì. C'è da dire che ci troviamo all'eccesso, non ad hoc è stato scelto questo posto, questo luogo, perché come dici tu siamo di fronte al Palazzo di Giustizia, quindi bisogna credere. Bisogna credere realmente che lo Stato, le autorità giudiziarie accompagnano proprio sia dall'inizio fino alla fine chi va a denunciare da tutti i punti di vista, e questo è fondamentale, non fare l'errore che ha fatto questo testimone di denunciare dopo diversi anni. È come una infezione, bisogna intervenire tempestivamente e bisogna andare a denunciare, perché prima che dopo il danno sia irreparabile. Allora, Io ho denunciato non è altro che un film che racconta il dopo denuncia di un imprenditore che dopo anni e anni sotto torchio dalla criminalità organizzata ha deciso di andare a denunciare. Punto. Qui in maniera molto dettagliata si racconta ovviamente la storia e di quello che lo Stato, le autorità giudiziarie sono state sempre al suo fianco. Ovviamente questo è anche un prodotto dove ci sono dei motivi di poter evidenziare alcune falle anche dello Stato, attenzione. Quindi è un prodotto reale, nudo e crudo così com'è, scritto dall'autore Paolo De Chiara e coadiuvato dall'avvocato Enzo Guarnera. Ovviamente diciamo di un film forte, ma chiaramente esce fuori da questo film questa paura del dopo denuncia. Cosa succede dopo? Ecco, questo forse è la parte finale di ogni film passato che non viene messo. Tu forse con questo film hai voluto evidenziare soprattutto questo momento. Sì, perché ripeto, come dicevo precedentemente in un'altra intervista, la gente dice, ma secondo te essere omertoso da dove può nascere? Secondo te, da una questione di cultura, sin dall'inizio, dai giovani, questo e l'altro? Sì, certamente, è ovvio, anche una questione di cultura, Però oltre a questo vanno aggiunte anche altre dosi, come quello di poter raccontare alla gente proprio in maniera sottile, dettagliata, specifica, cosa accade dopo aver denunciato. Ripeto, con le cose positive e ovviamente con le falle attuali del sistema di protezione. Questa è la cosa più importante, cioè la gente vuole sapere, perché si fa tante domande, si fa tanti quesiti e non trova dei punti di riferimento dettagliati così come lo può spiegare un film, perché ovviamente il film ha una comunicazione diretta, più diretta rispetto a un dialogo o un dibattito.
Qual è il prossimo obiettivo, la prossima produzione che vi state proponendo, sia tu che l'avvocato Guarnera, ovviamente guardando un po' più avanti, oltre alla criminalità, quello che tu hai denunciato adesso? Ma guarda, abbiamo altre 5 tematiche sociali che ne prenderemo cura, tra cui il femminicidio, il bullismo, la tossicodipendenza, l'alcol. Quindi abbiamo tanto, tanto da lavorare, tanto da produrre, tanto da far vedere. E spero e mi auguro di poter iniziare quanto prima con la prossima produzione, anche se con questo film Io ho denunciato è stato un successo sin dall'inizio, appena 2 mesi dalla presentazione, è stato visionato da oltre 2000 studenti e 3 premi ha acquisito, 3 premi fondamentali sulla legalità, quindi c'è anche tanto da lavorare da questo punto di vista, come divulgazione del film, proiettarlo in tutte le scuole d'Italia. Bene, rientriamo di nuovo in studio, abbiamo parlato di cinema, da sempre più di prima è la rassegna, Io ho denunciato, proprio il film che in prima in assoluto è andata in onda qui a Catania e poi ovviamente percorrerà tutta la penisola. Ma rientriamo con Giovanni Puglisi, Rossella Strano e Gianni Sciuto che parliamo di teatro. Allora, voi siete sempre in prove, sempre in prove. Sempre, ci provate? Ci proviamo, sì, ma ogni tanto riesce. Allora, cosa state preparando? C'è in programmazione qualcosa? Questo varietà comico musicale il sabato sera. Sabato sera. Oggi non è più quel giorno fondamentale dove i giovani, ma anche i meno giovani, uscivano, perché era sabato. Uscivano poi a mezzanotte, guarda, escono a mezzanotte. Magari più tardi. Adesso noi prima... mie figlie dicono, ciao, sto io ad andare alla televisione, dice, sto uscendo, una stella. C'è che si esce prima? E c'ho già, sai, Casaro Cogli, le matinate, comunque, i giovani. No, il sabato sera era quell'appuntamento in teatro, dal Caffè Chantal, dove si ritrovavano le coppiette, oppure davanti al divano a litigare col famoso telecomando per cosa vedere. Invece, la moglie preferisce cose da piangere, c'è posta per te, telenovelas, e via dicendo, magari l'uomo cerca la partita di calcio o qualcos'altro che lo porti più su altre sfere, non quella sentimentale. Quindi percorreremo questi momenti tra musica, ballo, cabaret, gli sketch. C'è posta per te, proprio avremo uno sketch con Francesca Barresi, sì. Abbiamo anche in questo lavoro Sergio Borsellino, il corpo di ballo diretto da Mario Mannino. Alessia Bella, al pianoforte abbiamo Simona Scirè e Rosalba Nicolosi al violino. E poi Cosetta Gigli che ci farà percorrere questi momenti dei vari testi musicali che hanno percorso questi sabato sera nella piattaforma italiana. Bellissimo, bellissimo, bella. Cioè la storia vera, il sabato sera rappresentato quindi in teatro. Io così andiamo anche a chiudere, partiamo con l'altro contributo, così lo documentiamo, è un'altra vostra rappresentazione teatrale che c'è stata qualche settimana fa. Cos'è questo qua? Cos'è? Qui, dunque, la buonanima di mia suocera. La buonanima di mia suocera. Ah, bella anche, io l'ho visto, sì. Particolare, che a un certo punto della scena entra lei, no? Questo... Sì, c'è una seduta spiritica, magari fatta così per scherzo. E si chiama La suocera, che è stata quella che ha reso la vita impossibile al marito della protagonista, Giacomo Famoso. Che c'è questa bella unione? Sì, noi collaboriamo fra parecchie compagnie, non abbiamo quell'esclusiva ci interscambiamo. E quindi ritorna questa buonanima e succede quello che succede, di tutto e di più. È bello. Chiaramente scritto da Battista Spamenato, buonanima a cui volevo tanto tanto bene, è scritto da lui che comunque ha un risvolto anche psicologico, perché non è che sia la figura di questa donna che appare come fantasma, ma soprattutto è l'introspezione dell'io che è dentro il protagonista, che si manifesta e c'ha questo contrasto fra i sentimenti e quello che vorrebbe fare lui e quello della figlia e della famiglia in genere, cioè il rapporto persona, famiglia che non riesce a concretizzare.
Bellissimo, bellissimo appunto. Grazie a Gianni che ci hai spiegato nei minimi particolari la parte anche un attimo scenografica. Andiamo a chiudere. Il messaggio che volete dare voi come attori per fare in modo che i teatri si riempiano, anche i cinema? Iniziamo. È una cosa molto difficile. Oggi i giovani non si avvicinano più né al teatro e tanto meno al cinema, se non si tratta di film di violenza gratuita, di forza, di... E quindi il messaggio che do è: se venissero educati fin da ragazzi, da bambini addirittura, a vedere gli spettacoli, facendo capire a loro cosa significa la finzione e la realtà, probabilmente le future generazioni potrebbero dare il loro apporto al teatro, altrimenti resterà purtroppo fermo a quelle della nostra età o dell'età quarantenni, insomma quarantenni, cinquantenni, dopodiché si fermerà. Grazie a Gianni Sciuto. Invece Rossella, tu, qual è il messaggio? Come ha detto appunto Gianni, cioè andare a teatro secondo me è salutare comunque. Bella sta cosa, è salutare. È salutare, sì. Perché fa bene proprio al fisico, all'anima, e quindi io invito tutti, giovani e non giovani, a frequentare il teatro. Frequentare il teatro, perché voi fate anche questa scuola di frequentare il teatro anche per i giovani, soprattutto. Ma poi lo consigliamo, se per esempio tu hai una mogliere di chi da caparra da mattina a sera, portatilo a teatro, almeno di duri, se sta muta e tu ti dirò qualcosa. Certo. Cioè, bellissimo, tanto sì, per fare stare zitta la propria moglie o i propri mariti, no, venite, scherziamo. Allora, noi abbiamo questa filosofia ormai da anni: il teatro deve farti passare 2 ore di spensieratezza. Infatti tutti i nostri lavori sono sempre mirati all'allegria, alla simpatia, alla risata. Ridere fa bene. Ridere fa bene. Infatti. Volevo aggiungere, sì, certo. Il cinema, ecco, giusto per concludere, il cinema secondo me è una fotografia. Il teatro è una vita portata sulla scena, perché, come diceva la buon'anima di mia figlia, ogni recita è una prova e ogni prova è una recita. Questo è il teatro. E questo è il teatro. Bello, mi piace chiudere questa puntata, la prima puntata di Cinemania, proprio con questa bella frase che deve anche far riflettere. Io volevo ringraziare ovviamente Gianni Sciuto, Rossella Strano e Giovanni Puglisi. In bocca al lupo e grazie per la vostra presenza. In bocca al lupo per quanto riguarda le vostre rappresentazioni teatrali. Noi ci rivediamo alla prossima puntata. Seguiteci anche sui social, seguiteci, perché ricordate, il cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Alla prossima!